Il problema della siccità è sicuramente un problema grave che noi stiamo già seguendo da più di 2 mesi. Abbiamo ripetutamente interloquito con le autorità che gestiscono i bacini per cercare di fare in modo che si rallenti il deflusso, che si mantenga veramente il deflusso minimo vitale, non oltre, per cercare quindi di riempire un po' gli invasi che invece purtroppo si stanno riducendo sempre di più perché l'acqua non arriva. Adesso è chiaro che noi non possiamo fare imposizioni ai gestori dei bacini, possiamo soltanto chiedere una collaborazione. A questo punto credo che sarà necessario che al tavolo ci sia magari anche la presenza del governo per chiedere di prendere delle decisioni nel caso in cui non. Per ora, diciamo che per ora le decisioni le abbiamo sempre prese concordatamente, salvo alcuni dettagli. A questo punto bisognerà fare una valutazione di più ampio respiro, anche perché è necessario prevedere degli interventi strutturali che però sono di competenza non regionale, perché attengono alle stecche dei grandi fiumi, perché credo che i grandi invasi si possano fare solo lì, anche perché è il luogo dove almeno, perché poi comunque comportano anche delle difficoltà ambientali, perché la nascita di nuovi grandi bacini ha delle conseguenze ambientali, quindi un discorso molto complesso da affrontare.